È qui che inizia la storia del controllo del cervello, con una serie di avvenimenti che hanno alimentato la ricerca di nuove armi da impiegare in una guerra ideologica senza esclusione di colpi. La guerra fredda è stata anche la battaglia per il controllo della mente dell'uomo, una vera lotta mortale per la supremazia ideologica e per il dominio di un'ideologia sull'altra. I comunisti sanno bene che la propaganda è un potente strumento per controllare la mente. Già durante le purghe staliniste ne viene fatto largo uso. Negli anni 30, all'epoca dei cosiddetti processi spettacolo di Stalin, cominciammo a renderci conto che il controllo del cervello era un'arma che il governo avrebbe potuto sfruttare a scopi politici. Molti vecchi nemici di Stalin erano stati processati e indotti a confessare crimini che non avevano mai commesso. I comunisti filmano le confessioni estorte con la forza. Il mondo intero conosce l'implacabile efferatezza del sistema sovietico. È una storia abbastanza semplice. Gente che veniva picchiata, gente che veniva torturata, gente cui veniva negato il cibo. Tutti finivano per crollare, appendolati dai loro aguzzini. Gli dicevano, sta a sentire, se confessi e ci indichi gli altri che hanno partecipato ad attività contro lo Stato, ti daranno la grazia, non ti giustizieranno. Qualcuno ci cascava. Qualche tempo dopo veniva sbattuto in carcere e giustiziato. L'Occidente si allarmò, i sovietici potevano aver messo a punto tecniche di controllo del modo di pensare e di agire di interi popoli. Subito dopo la vittoria degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale, l'Occidente inizia ad avere paura. Il sistema comunista sovietico sta avanzando in tutta l'Europa orientale. Ma la propaganda sovietica incontra una durissima quanto imprevedibile resistenza da parte di un umile prelato ungherese. È il cardinale Josef Mindszenty. Accanito oppositore del comunismo, il cardinale sarà una delle prime vittime della battaglia per il controllo delle menti intrapresa durante la Guerra Fredda. Il cardinale Mindszenty fu rapito proprio all'uscita della sua cattedrale. Presero quel pover'uomo, lo sottoposero a un trattamento davvero brutale. Fu spogliato di tutto, anche dei vestiti. Aveva freddo, era disperato, solo. Non gli consentivano di dormire. Poco tempo dopo comparve in tribunale, di fronte ai giornalisti, che erano stati tutti invitati ad assistere al processo, e confessò di essere stato una spia americana, un nemico del popolo, e via dicendo. Quando il cardinale confessa di essere una spia, tutti sono certi che gli è stata somministrata qualche droga per manipolare la sua mente. In Vaticano la Chiesa Cattolica ha condannato il trattamento riservato dai comunisti ungheresi al cardinale Josef Mindszenty. Il Sacro Collegio dei Cardinali ha indetto un concistoro segreto straordinario per ascoltare la denuncia del Papa riguardo il finto processo al cardinale. Gli ungheresi usarono gli stessi metodi dei sovietici e i sovietici, naturalmente, li aiutarono a condurre le indagini e anche gli interrogatori. E io conosco molto bene il potere di persuasione di quei bravi investigatori. Quando Mindszenty confessò crimini che non poteva aver commesso, i servizi segreti, anche militari, temettero che i sovietici stessero per vincere la cosiddetta battaglia per il controllo delle menti umane. Alcuni mesi dopo, la paura generata dalla confessione di Mindszenty si trasforma in assoluto terrore. I sovietici colgono l'opportunità di collaudare per la prima volta le tecniche di controllo della mente su alcuni americani. La guerra di Corea, che se ricordo bene iniziò il 25 giugno del 1950, offrì ai sovietici un'opportunità unica di avere un contatto diretto con i prigionieri di guerra. Non avevamo il riscaldamento, i vestiti estivi che avevamo addosso erano leggerissimi e la notte gelava. Non riuscivamo a dormire. Spalancavano la porta senza preavviso e mi chiedevano a cosa stessi pensando. E se rispondevo che stavo pensando a casa, a mia moglie, alla mia famiglia, dicevano che quelli erano brutti pensieri. Stavo diventando un'altra persona, mi guardavo le braccia, perdevo peso ogni giorno di più. Non ricordavo come fosse fatta mia moglie. Arrivai al punto che se mi avessero detto qualcosa la notte prima e poi la notte successiva mi avessero fatto la stessa domanda, avrei dato la risposta che loro mi suggerivano di dare, pensando che fosse quella la risposta giusta, anche se non lo era. Poco a poco mi resi conto di quello che volevano che io facessi ogni notte.
Volevano che dicessi, va bene, stanotte qual è la verità? Ditemi qual è la verità oggi. E dicevano anche, perché non lo chiedi a noi, Larry? Te lo diciamo noi. Era questo che volevano che io facessi. Molte tecniche di repressione impiegate dai nordcoreani affondano le radici nella tradizione sovietica del controllo del cervello, nonché nelle tattiche di riforma del pensiero della Cina comunista. Alcuni dei metodi usati sono sottili, altri invece non lo sono affatto. In quelle condizioni, chiunque, come il cardinale Minsentì o qualsiasi altra persona normale, sarebbe arrivato a confessare cose che non aveva commesso. Ed è quello che succederà. L'apparato militare e il pubblico americano, che vedono tutto in televisione, restano sconvolti nel sentire i soldati americani ammettere di aver impiegato armi batteriologiche. L'unico altro ordine che ricevetti fu quello di portare a termine la mia missione di guerra batteriologica. Non ricorsero ad armi batteriologiche, non gettarono quelle bombe, ma se lo inventarono, chissà, magari per non essere torturati, o non essere torturati di più, o addirittura ammazzati. Dopo tante esecuzioni sommarie, ogni minaccia veniva presa sul serio. Io stesso mi chiedevo perché mai stessimo usando quelle armi terribili in Corea. Perfino mentre erano in corso le trattative di pace. Ancora una volta gli osservatori occidentali temono che qualcuno stia usando un'arma segreta per estorcere le confessioni. Paure che si trasformano in paranoia dilagante quando una nuova parola entra nel vocabolario. A coniare il termine lavaggio del cervello fu Edward Hunter, un propagandista dell'OSS, l'organizzazione che poi diventerà la CIA. Quando mio figlio mi chiese che cosa avevo fatto in Corea, come potevo dirgli che ero andato in quel paese e avevo sganciato bombe batteriologiche sulla popolazione? Le confessioni estorte sulla guerra batteriologica ben presto portano le due fazioni ad un vero e proprio Armageddon psicologico. Negli Stati Uniti cresce il senso di paura e di paranoia. Uno dei più accaniti incitatori sarà il senatore Joseph McCarthy. Lei è mai stato o è un membro del Partito Comunista? Stiamo parlando dell'era McCarthy e il fatto che gli americani non fossero in grado di opporre resistenza al lavaggio del cervello era la dimostrazione che le nostre istituzioni sociali si stavano sgretolando e che la personalità americana dava segni di cedimento. Non credo si possa immaginare il pericolo rappresentato dal Partito Comunista. Si diceva che i prigionieri di guerra avevano subito il lavaggio del cervello e questo spiegava tutto. Ma se avevano veramente subito il lavaggio del cervello, in che modo era avvenuto? La CIA e i servizi segreti militari tentarono di scoprirlo. E non solo. Per ottenere dei risultati usarono come cavie dei cittadini americani. Gli americani hanno troppe libertà. Questa è un'altra cosa che devi ricordare, compagno, perché un giorno la tua missione sarà distruggere le libertà del capitalismo borghese. Quello cui avete assistito non è pura finzione. Brutalità ben peggiori stanno avendo luogo in questo momento nei paesi inghiottiti dalla macchina comunista. La speranza di un mondo libero si fonda sull'impegno degli individui americani, un popolo che afferma la propria libertà, visto che è pronto a combattere contro l'aggressore, contro i tentativi del comunismo di schiavizzare il mondo. Primi anni 50. Gli avvenimenti mondiali e la propaganda del maccartismo seminano la paura dei rossi e alimentano la paranoia della guerra fredda. Gli americani sono convinti che i comunisti siano in grado di trasformare gli individui in robot. Questa preoccupazione indusse i vertici della CIA ad autorizzare un vasto programma di sperimentazione sugli uomini, chiamato MK-Ultra, che nei test prevedeva l'uso dell'LSD, l'uso dell'elettroshock ed esperimenti sul lavaggio del cervello. Lo scopo del progetto MK-Ultra è quello di creare armi psicologiche in grado di neutralizzare quelle messe a punto dai comunisti. Tra le altre cose, prevede la possibilità di creare il siero della verità e addestrare agenti segreti che agiscano come dei killer a comando.